Pazzo mio. Allora, adesso riprendo il discorso sulla fusione fredda, sulla fusione nucleare fredda che abbiamo fatto, fatto ieri per chiarire alcuni punti che ieri non abbiamo trattato, e in particolare una delle interpretazioni del funzionamento secondo la fisica moderna applicabile. Cioè esistono, sono state sviluppate almeno 150 teorie fisiche diverse per dimostrare che a basse energie, cioè con le cosiddette trasformazioni energetiche di bassa energia, l'ENR, Low Energy Nuclear Reaction, e esiste adesso una teoria generale che viene fatta da alcuni amici e colleghi, Widom e Alan Widom e Yogi Srivastava. Però prima di passare a questa teoria generale, che cerca di dimostrare l'interazione dei due protoni, quando i protoni sono giunti e interagiscono, compenetrano l'un l'altro, avvengono le reazioni nucleari. Loro cercano di spiegare e spiegano queste reazioni nucleari all'interno dell'interazione fra i due protoni che genera energia, perché disperdono energia e producono energia, mediante la teoria classica dei quarks, cioè con il modello standard di fisica delle particelle. Però dimenticano sempre, cioè per loro danno per scontato il fatto che i neutroni immersi nel filo di palladio oppure nel filo di i protoni, pardon, immersi nel filo di palladio oppure nel filo di nickel, trattati opportunamente eccetera con delle polveri di zeolite eccetera, loro dimenticano che questi componenti, queste particelle che si avvicinano, devono superare la repulsione elettrostatica di Coulomb. Per loro è un fatto acquisito, perché secondo loro oramai è una fisica superata, però in realtà ci sono 150, se non oltre 150 tentativi di dimostrazione fisica, di dimostrazioni teoriche. E ieri io ho accennato al fatto che sostanzialmente i due protoni si avvicinano quando sono immersi nel reticolo cristallino del filo di palladio oppure del filo di nichel. Allora, quando questi protoni liberi sono immersi in questo ambiente, sono assoggettati a dei campi quantici periodici che consentono statisticamente, ed è stato dimostrato per la prima volta da Giuliano Preparato nel 1980-86, forse 89, e consentono di avvicinarsi in media e di arrivare ad una distanza media di 10 fermi. Ho detto che fermi, l'unità di misura è il diametro del protone, il fermi, 10 alla meno 13 centimetri. Allora, in queste condizioni, quando la distanza media fra i due protoni è di 10 fermi, cioè 10 volte il loro diametro, cioè tra l'uno e l'altro ci sono altri 10 protoni, a quel momento l'interazione con la fisica classica quasi si può spiegare, l'ulteriore avvicinamento. Mentre per farli arrivare a 10 fermi ci è voluta tutta una fisica quantistica con trasformazioni di campi quantici dovuti alla distribuzione dei campi quantici prodotti dal reticolo cristallino, quando si avvicinano a quelle distanze prende e sopravvento l'onda elettromagnetica di scambio fra i due protoni. A questo punto il loro ulteriore avvicinamento avviene perché se i due protoni sono disposti in maniera tale da avere lo spin uno rivolto verso l'altro e uno verso il basso, cioè sono in opposizione di spin o stato di singoletto, si dice. A quel punto la componente magnetica dell'onda elettromagnetica diventa preponderante la parte magnetica, e la
l'accoppiamento magnetico li fa avvicinare ulteriormente. Adesso lo concludiamo qui perché sennò usciamo pazzi. No, allora un attimo solo, nel momento in cui si sono avvicinati, si scontrano, si compenetrano e a quel punto cominciano a fare l'amore con energie basse secondo con i quarks e generano dalla fusione altre energie. Allora, così basta. Siccome siamo arrivati a questo livello, io mi riferisco esclusivamente a Rasputin, il quale praticava delle tecniche di ammaliazione delle femmine, sì, girando vorticosamente su se stesso. Ecco perché faceva si chiamava, uno spin, era una trottola. Esattamente, si chiamava Rasputin, e seduceva le femmine. Capito? Ecco. Io pensavo per un altro, io davo un'altra interpretazione. Dico. Per me lui era il predestinato a far andare avanti Putin, era il ras di Putin. Esattamente, bravo, bravissimo. Grazie. Allora, no, siccome noi sappiamo che Rasputin fu fatto assassinare dagli inglesi perché si opponeva all'entrata in guerra della Russia contro la Germania, noi auspichiamo che Putin, che deriva da Rasputin, certo, riesca a portare a termine una concezione eurasiatica di accordo eurasiatico finalmente praticato anche in Europa con la collaborazione, magari obtorto collo, dell'Italia. Speriamo. Pace e bene.